evidentemente in una situazione del genere doverosa, ma che ha il plus valore di questa esecuzione magnifica di Marco Santini. Marco Santini è un violinista, un giovane violinista che si esibisce ormai da molte parti del mondo, ma che Emanuele ha voluto assolutamente a introdurre questo incontro di questa sera, perché lo ha sentito una volta alla partita del cuore della Nazionale Cantanti a Iesi, ne è rimasto letteralmente folgorato, e quindi quando ci siamo incontrati per organizzare questo incontro mi ha detto: lui ci sarà sicuramente. Bene, e io ringrazio moltissimo Marco Santini, ma ringrazio tutti voi intervenuti questa sera per questa circostanza abbastanza insolita, perché è la presentazione di un libro, ma non è una presentazione di un libro qualunque, perché è un libro anch'esso insolito. Devo dire, non ce ne sono molti nel panorama editoriale, e a questo punto ringrazio Valentina Conti, l'editrice, che lo ha voluto pubblicare. Il libro è un'intervista, al nostro Emanuele Lodolini, che è il nostro deputato, uno fra i più giovani della Camera, e che ha molti record, tutti voi lo conoscete. Io non ho nessuna intenzione di presentarvelo, perché proprio molti di noi l'hanno votato, quindi altrimenti non si saprebbe perché siete tanti e così numerosi appunto questa sera. Dicevamo, Emanuele Lodolini ha fatto questa scelta e ha accettato questa sfida assieme a Maria Manganaro. Maria Manganaro è una giornalista, una gloriosa giornalista marchigiana, una persona fra le più serie della nostra categoria, è una ragazza, perché noi siamo tutti ragazzi, è una ragazza che ha dato moltissimo anche dal punto di vista della comunicazione istituzionale. È stata a lungo accanto alla Presidente della provincia Patrizia Casagrande, e tuttora collabora con Il Messaggero con articoli molto profondi di cultura e di costume. Allora, dicevamo, Maria Manganaro ha accettato questa sfida, ha accettato di intervistare Emanuele Lodolini, perché Emanuele Lodolini ha fatto questa scelta. Fatto questa scelta, io ritengo, perché nella sua carriera, devo dire folgorante, proprio per la sua giovane età, è stato segretario della sinistra giovanile, è stato l'ultimo segretario provinciale dei DS e il primo segretario provinciale del PD, e poi è arrivato a questa meta della poltrona in Parlamento, alla Camera, con moltissimi voti, quindi con praticamente, diremmo oggi, a furore di popolo. Bene, dicevamo di Emanuele Lodolini, che ha cominciato fra l'altro in maniera anche abbastanza insolita, sull'onda che in qualche maniera fa vibrare l'aria quando c'è una persona cara che è molto impegnata in politica, come lo è stato il nonno Antonio Bonaccorsi, a lungo impegnato nelle lotte sindacali, soprattutto degli agricoltori. Dicevamo, quando noi viviamo accanto a una persona con questo grande impegno, con questo grande senso civico e della partecipazione democratica, si finisce per essere coinvolti. Lo stesso Lodolini nell'intervista lo dice: io non avevo nessuna idea di mettermi in politica, ma poi proprio stando accanto a questo mio nonno materno così affascinante, così coinvolgente, a poco sono stato, non uso questa parola ma mi piace, risucchiato dalla passione della politica, e quindi ha cominciato quella che noi chiamiamo carriera, i romani la chiamavano cursus honorum, e mi pare molto più carina come definizione. Dicevamo, perché ha accettato e ha deciso di fare questa scelta dell'intervista, e perché è insolita perché i politici oggi twittano a manetta, hanno il loro blog, tutto questo lo fa anche Emanuele Lodolini,
e forse anche troppo, ma lo dice lui, non lo dico io. Ma in realtà mettersi in gioco e parlare a cuore aperto con noi, con gli elettori, anche con i non elettori, e chiarire tutta una serie di elementi che sono quelli importanti non solo della sua esperienza prima di apprendista stregone e poi di onorevole, dall'altra parte poi trattare tutta una serie di temi che sui giornali non sempre sono chiariti, ma che vissuti, conosciuti da dentro, conosciuti dal Parlamento. Ricordiamo che Emanuele Lodolini è membro di due commissioni parlamentari, che io devo leggere quali sono, ma uno è dei rapporti con le regioni, esattamente, e l'altro è delle finanze, insomma commissioni non secondarie certamente. Dicevo che un politico che fra l'altro con una presenza del 96%, quindi altissima, quindi un primo della classe della Camera, del Parlamento, con questa presenza ha collezionato tutta una serie di esperienze di cui per l'appunto parla in questa intervista, così dal rapporto dal tema grandissimo delle riforme, il rapporto con Renzi, il rapporto del paese con Renzi, il rapporto del Parlamento con Renzi, il rapporto del PD con il sindacato, il rapporto del PD con la sua sinistra, le autonomie locali, la presenza dei giovani in Parlamento, un altro tema, la sicurezza. È uno dei pochi esponenti del PD che io ho sentito parlare di sicurezza, che è un tema, come sapete, molto caro alla destra, talvolta sembra se non disatteso, quantomeno messo fra parentesi dalla sinistra. Il fatto che lui ne parli anche diffusamente mi è sembrata una cosa molto interessante. Bene, dicevamo, questa sfida che lui ha accettato è ora in questo libro, e noi intendiamo presentarlo conversando con alcuni di voi, con alcuni amici di Emanuele, e soprattutto ringraziamo per la sua presenza il capogruppo del Partito Democratico alla Camera, Ettore Rosato, e poi di volta in volta vedremo le persone che abbiamo, come dire, invitato a parlare con noi del tema che è il cambiamento. Nel tempo che cambia, il titolo dell'intervista, perché è il cambiamento il vero nucleo centrale, è sostanzialmente la molla non solo del PD di oggi, non solo dell'azione parlamentare di Emanuele, ma della conversazione di questa sera. Ma prima di cominciare la nostra conversazione, io vorrei sentire il perché della sua scelta da Maria Manganaro, che è qui accanto a me. Prego Maria. Grazie, benvenuti e benvenuto Ettore Rosato, grazie a tutti di essere qui così numerosi. Senza Emanuele Lodolini chiaramente io non sarei qui, perché probabilmente non avrei mai immaginato di scrivere un libro sulla politica. E lo ringrazio per questo, lo ringrazio anche per avermi dato la possibilità di fermarmi ad ascoltare un giovane uomo politico nel momento in cui in Italia i destini del nostro paese sono guidati dagli under 40, quindi mi sembrava molto importante ascoltare. Quindi fin dal nostro primo incontro, che per questa lunga intervista che riportiamo nel libro, ho deciso di non interrompere mai il flusso narrativo di Emanuele Lodolini, perché volevo restituire un ritratto molto fedele del personaggio Emanuele, dell'uomo politico Emanuele. Quasi subito è emersa quella figura del nonno di cui parlava Lucilla, il nonno materno, si chiamava Antonio Bonaccorsi, è un uomo politico molto stimato nella provincia di Ancona e anche molto conosciuto per aver contribuito attivamente a superare la mezzadria.
e soprattutto e anche, ecco, diciamo, per aver indotto appunto Emanuele a frequentare l'ambiente della politica. Ecco, ma una politica, quale politica? Un tipo di politica che ti fa prendere coscienza dei tuoi diritti e dei tuoi doveri, un tipo di politica che ti ricorda da dove vieni, è un tipo di politica che ti chiarisce il valore e il senso delle istituzioni. Con questo imprinting Emanuele Lodolini si è guadagnato sul campo, come tutti voi sapete, una lunga serie di successi che vive senza clamore, devo dire, questo mi ha anche sorpreso di Emanuele. Ecco, molti di voi sanno quello che ha appena detto Lucilla, che Emanuele ha percorso una strada molto lunga in breve tempo. In appena 13 anni si è iscritto alla sinistra giovanile, prima non faceva politica né se ne occupava, aveva poco più di 20 anni, subito è diventato il segretario cittadino e poi regionale della sinistra giovanile. E poi è stato in Italia il segretario provinciale dei Democratici di Sinistra più giovane, poi è passato al PD come sappiamo, infine è stato eletto alla Camera ed è membro della direzione nazionale del partito. Ecco. Ma molti però non sanno, non tutti insomma sanno che in effetti Emanuele già all'inizio della sua carriera, insomma poco più che ventenne, ha subito un vero e proprio processo politico. Insieme al nonno, perché aveva preso troppi voti nella circoscrizione di Colle Marino. Ecco, racconta nel libro, lui racconta questo episodio con molti dettagli, però senza nessun rancore. Ed è questo un aspetto molto interessante di Emanuele, che ha imparato molto, molto presto a difendersi resistendo, a lottare con le proprie forze, a superare anche i momenti meno facili senza scoraggiarsi. È così che ha affrontato la sua unica sconfitta a Falconara nel 2008, dove è stato candidato sindaco. E qui si capisce che Emanuele non si ritira dalla competizione quando e se non arriva per primo. No, non fa questo. Lui continua ad allenarsi e aspetta il momento giusto per riprendere a correre, per continuare a correre, ecco, per completare la metafora sportiva, diciamo. E così dopo Falconara, infatti, non è ancora pronto per le elezioni regionali, tutto questo ci racconta nel libro, dopo 2 anni, e aspetta ancora. 2 anni dopo, nel 2012, alla fine del 2012, arrivano le prime parlamentari in Italia, indette dal PD. E a quel punto Emanuele sente che è arrivato il momento di mettersi alla prova come leader politico di un grande partito. E così, e solo così, arriva in Parlamento da solo con le proprie forze. E come dice nel libro, non sarebbe mai arrivato in Parlamento se le candidature fossero ancora decise nelle chiuse stanze dei palazzi romani. Ecco, Lodolini racconta tutto questo, Emanuele racconta tutto questo con molta franchezza, senza trascurare qualche appunto anche al governo. Infatti ci dice che non condivide la scelta delle cosiddette trivelle in Adriatico, ma ha piena fiducia nel suo partito e nei meccanismi democratici del PD che hanno portato appunto il PD stesso, scusate, a rinnovarsi e ad essere la forza più importante del governo di un paese che, come tutti sappiamo, attraversa un passaggio storico davvero complesso. Tutti sappiamo che non avevamo mai avuto un capo dello Stato rieletto per la seconda volta, che nel nostro Parlamento non era mai entrata una forza politica formata e cresciuta nella rete. E nessuno si aspettava che una crisi economicamente tanto regressiva inducesse i giovani a fuggire dall'Italia e le persone anziane a non curarsi, senza parlare poi evidentemente della migrazione epocale con la quale fare i conti o il terrorismo islamico. Ecco, sulla base di questo tipo di complessità, di questa complessità, ho preferito lasciare all'onorevole Lodolini, scusate, tutta la libertà di esaurire ciascun suo argomento politico o personale che fosse, e mi sono disposta all'ascolto per capire come e perché certe scelte sul piano nazionale o locale
si facessero, ecco, lasciando che parlasse senza l'incalzare dei tempi e dei temi giornalistici, senza l'ansia dell'ultima ora, ecco, che spesso ci fa perdere di vista l'insieme. Ecco, diceva Franco Quadri: qui non si vuole celebrare né far della storia, ma semmai soltanto individuare delle chiavi di lettura, scriveva il critico Franco Quadri a proposito delle avanguardie teatrali degli anni 70, che erano esperimenti creativi nuovi e forti, per i quali non bastava neanche allora dire mi piace o non mi piace, perché, diceva ancora, il bello e il brutto appaiono sempre più relativi o opinabili rispetto al senso di un cambiamento e alla sua necessità. Ecco, non saprei dire se tutto questo emerge dalle righe del libro, ma so che grazie alla conversazione con Emanuele ho nuove chiavi per conoscerlo, per conoscere un deputato della Repubblica che ci rappresenta tutti quanti in Parlamento. Ecco, adesso per esempio so per certo che Lodolini non si prende i meriti dei successi altrui, ma sa condividere, questo è un altro dei suoi pregi, un altro dei suoi punti di forza che ha saputo costruire fin dagli anni della sinistra giovanile. Di fatto, nel quarto dei cinque punti in cui il libro è suddiviso, dove parla del territorio e della base del partito, Lodolini non vuole dimenticare nessuna delle persone che gli sono state vicine e che gli sono ancora vicine, ed è certamente per questa ragione che ha ottenuto quei 4.000 voti, quei poco meno di 4.000 voti di cui parlava Lucella, per essere posizionato al secondo posto nella lista elettorale subito dopo Letta, dopo Enrico Letta, quindi il primo dei marchigiani. E tra quelle persone che, scusate, ecco, tra quelle persone, dicevo, che sente vicine, che ha sentito vicine, c'è Patrizia Casagrande, che ringrazio personalmente per tante ragioni. Ecco, la ringrazio anche per aver permesso questo incontro fra Lodolini e me a proposito del libro, un libro che parla di molti argomenti, di molti personaggi, parla di molto distesamente di Giorgio Napolitano, di Matteo Renzi, di Pierluigi Bersani, ma anche di Aldo Moro, parla di Giovanni Falcone, parla di Bob Kennedy e di Bruno D'Arcevia, anche l'autore della nostra copertina, il pittore di paesaggi nei quali Lodolini si riconosce, ai quali riconosce una bellezza, scusate, su cui far leva per ritrovare l'identità storica e anche per uno slancio verso il futuro. È questa la sua concezione. Ecco, durante l'intervista mi ha colpito Lodolini per molti suoi aspetti che non conoscevo, e mi è sembrato molto interessante sentirgli dire quanto da parlamentare sia stato decisivo condividere certe questioni locali con dei suoi colleghi deputati di altre regioni per superare quell'autoreferenzialità che spesso si traduce in isolamento e in immobilismo, ma che quel condividere, insomma, che accresce invece le possibilità di ottenere risultati concreti per il territorio al quale Lodolini è molto legato. Ecco, l'aver affrontato con il suo collega di Ravenna la questione dell'autonomia, dell'autorità portuale, ha prodotto i risultati che noi conosciamo, e ho chiuso, e personalmente spero che produca buoni risultati questa condivisione anche l'idea della regione Marche unita all'Umbria e alla Toscana in un'unica macro regione che va da mare a mare. Ecco. La comunicazione di servizio è la seguente: dovreste alzarvi dalle scale perché la sicurezza non prevede che ci si sieda. Già siamo al limite del consentito quanto a popolazione qui dentro. Scusate. Allora, il grande tema di questa intervista, con nostro grande piacere, è il cambiamento. Grande piacere perché senza cambiamento non si va da nessuna parte. Voi direte: il cambiamento può essere anche peggio, ma il cambiamento è comunque un movimento positivo. Allora, a questo punto io chiamerei direttamente il nostro professore
Antonio Lucarini, perché quando si parla di cambiamento sicuramente c'è una tradizione, vorremmo che ci spiegasse che cosa significa in una società come la nostra, una società liquida, il cambiamento. Grazie Antonio. Allora, innanzitutto voglio ricordare che si è parlato di Emanuele Lodolini, del suo percorso politico, ma all'inizio, tanti anni fa, un gruppo di giovani, e Emanuele era fra questi, mi chiese di fare delle lezioni di filosofia della politica. Ci riunimmo in una stanzetta e effettivamente alcune serate le passammo a ragionare sui rapporti tra filosofia e politica. Il cambiamento in filosofia. Il cambiamento in filosofia è stato sempre all'inizio è la grande paura. Tutta la filosofia presocratica avverte nel cambiamento effettivamente la drammaticità, la paura della perdita di ogni sostegno, di ogni valore, e fa vacillare l'episteme, ciò che sta su da solo, cioè la verità. E quindi la grande paura è trattare il cambiamento come se si fosse in realtà soltanto un epifenomeno, qualcosa che riguarda la superficie, la buccia delle cose e non la sostanza. Per cui quello che è importante è, cambiando la buccia, poi le cose restano così. Tant'è vero che poi i grandi sistematori della speculazione occidentale, penso a Platone per esempio, che indica una strada che poi è percorsa da tutti e sarà percorsa da tutti gli altri, e il cambiamento lo tratta effettivamente come qualcosa che riguarda la realtà materiale delle cose e non riguarda invece il vero destino né dell'uomo né della parte più alta di questo universo. E comunque, proprio mi rifaccio a Platone per dire che poi il cambiamento c'è, cioè comunque è la filosofia che produce il cambiamento, perché sulla strada della conoscenza noi abbiamo le rivelazioni e quindi lo scioglimento delle paure e anche lo scioglimento della fangosità che impedisce il libero volo dell'anima verso la verità, verso la bellezza, sono stati concetti citati. Mi rifaccio al tema di Platone, perché lì un po' c'è il nodo tutto occidentale del nostro percorso, dei rapporti fra filosofia e politica. Io, che vengo dalla filosofia, non auspico il controllo da parte della filosofia e della politica e della realtà sociale. La filosofia deve avere un altro compito, semmai quello di controllare il problema della verità, ma nell'intervento, naturalmente, l'intervento spetta ad altre forze, alla politica appunto, all'economia, a quelli che possono agire sul serio all'interno della realtà. E in Platone c'è il problema di uscire dalle catene, dell'ignoranza, del buio, eccetera, è il mito della caverna, tanto prende. E la prima parte, effettivamente, noi veniamo da un'esperienza politica che ha fatto della rottura delle catene il punto di forza. Dobbiamo uscire dalle catene dell'indigenza, dell'ignoranza e uscire alla luce del sole. Però lì, avverte Platone, c'è in ballo un altro rischio, un altro tipo di catena, che è quello dell'allucinazione. Perché non essendo abituati al sole, quando fissiamo il cielo, poi fissiamo il sole, rischiamo l'abbaglio, l'allucinazione. E molte volte, quindi, usciti fuori dalla caverna, ci ritroviamo a deformare la realtà. E quindi la storia ci ha insegnato tante volte come ci siano questi abbagli, questa deformazione della vista che ci fa naturalmente sbagliare nelle valutazioni, eccetera. E quindi Platone stesso ci indica i due rischi: dentro la caverna, star chiusi nell'ignoranza,
e quindi non accettare minimamente il cambiamento conoscitivo. E poi fuori dalla caverna bisogna fare attenzione, abituarsi a poco alla luce per poter vedere le cose nella loro interezza e nella loro concretezza, senza deformazioni e allucinazioni. Oggi che ruolo ha? È tempo di cambiamenti, dove avvengono i cambiamenti? Qual è la possibilità di intervenire sul cambiamento? Ecco, alla politica affidiamo il compito dei veri cambiamenti, se ci riesce, questa battaglia la deve fare contro altre forze che invece stanno giocando sul cambiamento. E alla filosofia? Alla filosofia spetta ancora il compito della verità, perché fra tante cose che cambiano, il problema fondamentale di questi tempi è, prima Maria citava una bellissima frase di Franco Quadri a proposito dei valori, bellezza, piacere, che sono superati. La tragedia di questi nostri tempi è che sembra superato in molti casi il concetto stesso di verità. Non si dà più tanta importanza. Molto più efficace la persuasione, la suggestione, l'incanto e l'illusione. Allora, alla filosofia, semmai, questo compito tradizionale ma salvifico di darci non l'illusione, ma di svelarci i meccanismi dell'illusione, di darci la verità delle cose. E allora, sulla base della verità, gli interventi possono essere efficaci, concreti, reali, si può cambiare veramente. E allora un augurio alla politica che ritorni a poter cambiare realmente le cose, a modificarle, senza lasciarsi prendere dall'abbaglio di una visione diretta del sole, perché dobbiamo abituarci al sole della verità. In effetti ci sono moltissime pagine in questa intervista dell'onorevole Lodolini in cui lui proprio parla delle cose, della realtà e del guardare le cose con gli occhi aperti ma non abbagliati. Il cambiamento, dicevamo, che fra l'altro è prefigurato, come spesso succede nei giovani, come lui è giovane, ma è anche affrontato da Lodolini con coraggio e compassione. Quello che colpisce è questo grande slancio in avanti e questa voglia di metterci la faccia e di impegnarsi, di sporcarsi anche le mani, ma nel senso buono. Allora, questo guardare in avanti, che è inevitabilmente, che non sempre però, spesso e auspicabilmente dei giovani, ci conduce a chiamare, a parlarci proprio dei giovani e dello sguardo in avanti e del realismo che un professore di ingegneria elettronica inevitabilmente possiede. Il rettore dell'Università Politecnica delle Marche, il nostro professore Sauro Longhi. Prego, ci parli. Vediamo che cosa significa il cambiamento parlando di formazione, parlando di educazione delle nuove generazioni. Grazie, saluto tutti. Attenzione, perché se cominciano a parlare i professori qui diventa problematico poi rispettare i tempi, perché c'è sempre l'abitudine di dilungarsi di... No, a parte le battute... Io ho letto molto, come dire, velocemente, perché si presta una lettura veloce, rapida, il racconto, la conversazione fatta da Emanuele. Anche a me ha impressionato gli elementi che ho individuato nel cambiamento che propone, è però nelle radici, nella storia, nella cultura che noi esprimiamo. Noi siamo gente delle Marche, siamo persone che siamo cresciute con dei valori molto semplici. Voglia di fare, che adesso si chiama intraprendenza, imprenditorialità, ma è la voglia di fare. E poi la solidarietà, questa è un'altra parola
che la nostra gente, diciamo, il nostro DNA ha molto di solidarietà. Basta vedere gli esempi in giro di protezione civile ed altro, ma questa solidarietà da dove parte? Parte dalle nostre radici culturali, dalla nostra storia passata, dalla mezzadria. Le Marche era un popolo di mezzadri. E cosa facevano i mezzadri? Si aiutavano. Quindi è da lì che nasce questa capacità che noi abbiamo di rispetto, di accoglienza, di valorizzazione delle cose che più ci piace. Ed Emanuele in questo ci rappresenta. Perché? Perché la sua storia in qualche modo lo è, la sua capacità anche di captare la creatività, quindi captare in qualche modo quali sono gli elementi di innovazione della politica. Nella sua lettura, nel suo racconto, si dispiace della mancanza oramai delle sezioni, che il PD credo chiami circoli, no? È vero, sono persi un po' questi concetti della politica, di come si faceva la politica, ma anche un altro spazio che si è perso, un altro spazio di aggregazione molto importante sono gli oratori, erano gli oratori, quelli dove tutti quanti, o gran parte di noi siamo cresciuti e siamo in qualche modo, questi spazi sono persi e non esistono più, si sono diluiti in questo cambiamento che c'è stato. È peggio? È meglio? No, è meglio. È sicuramente un elemento che in qualche modo ci fa crescere, perché ovviamente il mondo è cambiato, ci è venuto incontro il mondo. Tutti i problemi che portano l'immigrazione, che porta diciamo questa massa di persone che cerca di star meglio e che apparentemente crea dei problemi nelle civiltà come le nostre, quindi nelle società come le nostre evolute, con una ricchezza ormai diffusa, è un'opportunità, quindi è un'opportunità che in qualche modo noi come civiltà e quindi come società in qualche modo evoluta dobbiamo cogliere. Anche perché, ritornando un po' alle nostre storie, quindi ripeto, cambiamento che parte anche dalle nostre storie, queste nostre terre, ritorno in qualche modo da dove sono partite, ha dato molto alla migrazione. I nostri nonni, i fratelli dei nostri nonni, le sorelle dei nostri nonni sono migrati, hanno contribuito alla creazione di ricchezze in altre parti del mondo. E perché questo adesso ci deve spaventare? Perché adesso questo in qualche modo ci deve preoccupare? Quello che dico molto spesso ai miei studenti in aula è proprio questo, cioè la scommessa che loro devono in qualche modo vincere, proprio questa del futuro che li sta in qualche modo incontrando, lo devono afferrare, lo devono costruire, lo devono rendere migliore del nostro passato, del presente che stiamo vivendo. Perché? Perché il futuro è più facile da costruire, il futuro va costruito, il futuro va cercato e va in qualche modo è reso migliore del passato, e questo la politica ci deve aiutare, soprattutto la politica deve dare alle nuove generazioni questo stimolo. Non ci sono più gli oratori, non ci sono più le sezioni, ma ci sono questi spazi di aggregazione, questa nuova cultura digitale che in qualche modo è fatta di questo momento, è fatta di questo periodo, che deve essere utilizzata. Non bisogna aver paura del cambiamento, non bisogna aver paura di questo modo diverso di confrontarsi, di relazionarsi. Certo, apparentemente sembra che ci sia più distacco, non c'è un contatto fisico o non c'è una vicinanza fisica, ma pensate a quante persone si possono contattare con queste tecnologie digitali, a quante persone si possono rincontrare attraverso questi nuovi cambiamenti. Questo è frutto anche dell'ingegneria elettronica, e quindi anche un po' di merito gli ingegneri elettronici nel creare anche questo di strumenti ce l'hanno. Bene. Emanuele è un rappresentante politico, come ce ne sono tanti nella nostra regione, che rappresenta quello che noi siamo, un popolo, una gente che conta molto nel cambiamento, nel voler fare e soprattutto negli elementi di solidarietà. Io ho incontrato Emanuele molto spesso in giro nelle azioni di incontro e anche di promozione della nostra intraprendenza, della nostra imprenditorialità. A volte coniugando con il concetto di bellezza, perché sembrava andasse in moda, no, la bellezza è parte di questi territori, siamo gente bella, ma bella dentro, nel senso che abbiamo la possibilità di creare cose ben fatte, cose che tutti ci vogliono comprare, e poi siamo capaci di creare un paesaggio agricolo, di mantenere un equilibrio agricolo, quindi un paesaggio che è molto più bello di quello dell'Emilia Romagna e della Toscana, è molto più bello, è della stessa Emilia, e
pensate che questo lo si fa mantenendo le attività produttive, quindi mantenendo ancora la possibilità di creare reddito da questo. Andate in maggio, in una bella domenica, a visitare le nostre colline e vedrete quanto, quanta bellezza possiamo concedere. Quindi io auguro ad Emanuele di continuare ad aiutarci a, a far presente queste nostre realtà, queste nostre capacità nel paese, in maniera tale da rendere e quindi da contaminare le altre parti di questo paese delle specificità, degli elementi di creatività di questa nostra terra, e poi di fare in modo che i nostri studenti, i nostri laureati siano capaci di diffondere, di non aver paura di muoversi, quindi di in qualche modo di incontrare nuove opportunità, nuove persone, nuovi modi di operare. Siamo capaci di far questo, quindi basta prenderne consapevolezza, e io credo di rappresentare quei 15.000-16.000 studenti che in qualche modo cerco in qualche modo di costruirsi un futuro migliore. Sono andato fuori tema, però a questo punto diciamo, questo è il mio contributo come professore di ingegneria elettronica. Quindi ci portiamo. Grazie. Grazie, dottore. Allora, dottore, invece è proprio per niente fuori tema, perché fra l'altro mi dà l'assist per presentare un altro amico che Emanuele Rodolini ha insistito perché fosse presente fra noi stasera, perché parlando di territorio, parlando di progresso del territorio, come giustamente ci diceva il Rettore, non si può non guardare indietro alle sue tradizioni, alla sua, alle sue specificità, e Marco Menghini, conduttore di Linea Verde, agronomo, e che ogni domenica ci insegna per l'appunto i valori della continuità, ma del possesso del cambiamento, quanti cambiamenti sono venuti sul nostro territorio dal punto di vista dell'agricoltura, che è stata valorizzata, adesso facciamo anche il Ministero Agroalimentare, se non sbaglio, connettendo per l'appunto il cibo alla, all'agricoltura in sé. Quindi io chiamerei adesso Marco Menghini. Grazie, buonasera a tutti. Io vorrei cominciare dicendo che conosco Emanuele da pochissimo, però se sono qui questa sera è perché ho intravisto nella figura di Emanuele, nella persona di Emanuele, anche nella persona politica, una grande persona di spessore. Io non ho mai fatto politica in vita mia, perlomeno attiva. Sono un po' nostalgico della vecchia politica, con le persone che rispettavano gli altri, con gli stessi politici che si rispettavano, con il rispetto delle istituzioni, tutto quello che dici nel libro. Io oggi volevo dire queste cose, ma le ho trovate già scritte. E quindi faccio i complimenti a Emanuele Rodolini, che si comporta da un politico di spessore per me, da un politico che sta nell'ambiente, che sta con il territorio, che sta con le persone, che è sempre in ascolto, ma in una chiave moderna, in una chiave giovane, una chiave rivisitata. E questo un po' per agganciare il tema del, del cambiamento anche in agricoltura. A me fa molto piacere che qua, se posso darti del tu qui in pubblico, hai richiamato, come ha già detto, intanto il professor Saulo Longhi secondo me doveva fare l'agronomo, non l'ingegnere elettronico, perché insomma mi ha rubato un po' il mestiere, ma so qual è la passione per il territorio, per l'agricoltura e il professore. Mi fa molto piacere che Emanuele mi ha richiamato sempre la figura del nonno, questo mentore, questo sostegno, questo supporto che l'ha portato appunto dove è adesso, e alla figura del presidente Giorgio Napolitano. Lo dico perché c'è un'analogia. Noi con Linea Verde parliamo molto, e adesso va molto di moda, parlare di grani antichi. Questi grani antichi, perché abbiamo riscoperto i grani antichi, che ovviamente sono delle nicchie. Abbiamo riscoperto i grani antichi perché da loro stiamo prendendo il meglio per migliorare quello che sarà il futuro. Ovviamente i grani antichi, qui ci sono molti esperti, molti del settore come me, sono i grani che producevano poco, alti, s'allettavano, ma sappiamo che i grani antichi sono quelli che non davano allergie, non facevano male, ed ecco che allora noi stiamo cercando di migliorare i nostri grani moderni
con il patrimonio genetico dei grani antichi. Quindi bene ricordare quello che c'è stato, prendere il meglio di ciò che è stato e guardare il futuro. Quindi andare avanti guardando dietro, ovviamente non prendendo il dietro per le negatività, ma solo per le positività. L'agricoltura che cambia? Beh, l'agricoltura forse cambia giornalmente ormai, no? Sta insomma, sotto i nostri occhi il cambiamento climatico, è un po' dovuto all'agricoltura, al mondo agricolo che è cambiato in questi ultimi 100 anni. Un po' di colpa ce l'ha anche l'agricoltura, come sappiamo, con le spinte, con l'intensività che negli ultimi secoli ha avuto e che fortunatamente adesso abbiamo capito e ci stiamo fermando. Stiamo cambiando, stiamo evolvendo in meglio. E l'agricoltura secondo me dovrà cambiare sempre di più. Ripeto alcuni dati che conoscete ormai a memoria: 2050 saremo a 9 miliardi e mezzo, dovremo aumentare le produzioni, ma come dovremo aumentarle? Le dovremo aumentare in modo sostenibile, l'Expo ce l'ha insegnato questo anno, quindi dovremo fare sforzo per cambiare l'agricoltura, il modello agricolo e andare a produrre ugualmente o forse qualcosina di più, consumando meno energie, meno risorse, la nostra acqua, l'aria, ormai stiamo dentro una serra tutti quanti, quindi dobbiamo fare attenzione, dobbiamo sprecare meno cibo, quindi ci dobbiamo impegnare a sprecare meno cibo, 1.300.000 tonnellate all'anno di cibo che si perdono, questo non è possibile e sicuramente il cambiamento più grande deve essere il rinnovamento dei giovani in agricoltura, questo chiedo veramente alla politica e questo sta facendo in parte la politica. Abbiamo bisogno di giovani, la popolazione ancora qua nelle Marche, ma in generale in Italia ha una media di 65-70 anni dei nostri agricoltori, dei nostri imprenditori agricoli. Non possiamo andare avanti se vogliamo fare un'agricoltura del futuro e un'agricoltura che cambia. Avanti con le politiche giovanili. A pagina 91 Emanuele hai riassunto benissimo. Se guardiamo avanti invece vediamo i nostri punti di forza, la bellezza, l'eccellenza delle nostre produzioni, la cultura, la creatività, l'agricoltura di qualità, i colori di un'economia blu, green e green. Il tema è dunque immaginare un nuovo modello di sviluppo in chiave sostenibile, difendendo ambiente e diritti, consumando sempre meno materie prime e meno energie, orientandoci verso modelli ed economia circolare di sharing economy. Mi sembra che hai sintetizzato benissimo quello che può essere il cambiamento anche nel comparto alimentare. Grazie a tutti. Nel libro, nell'intervista, fra le tante cose di cui si parla evidentemente anche della nascita del PD, perché essendo stato lui l'ultimo segretario provinciale del DS, il primo del PD, alcune delle domande di Maria vertono proprio su questo punto. C'è un punto che mi ha colpito perché parlando proprio delle radici nel compromesso storico di un partito che, di cui adesso non è questo il tema della serata, però capirete subito perché faccio questo riferimento, risponde a una domanda ricordando Aldo Moro, Emanuele. Poi, strano caso della vita, nel 2012 non ero ancora un deputato, durante un'iniziativa a Staffolo ho conosciuto Agnese Moro e Giovanni Ricci, figlio di Domenico, il carabiniere della scorta che guidava l'auto al momento dell'agguato. Con Giovanni poi ci siamo incontrati tante volte nel corso degli anni, eccetera, eccetera. Beh, Giovanni Ricci questa sera è qui con noi. Grazie. Scusate, sono emozionatissimo. Allora, cosa dire? L'esperienza con Emanuele è stata una cosa fantastica, perché ancora non eletto da membro del PD si è interessato di una cosa incredibile, quella della memoria. Ricordare i tanti uomini, servitori dello Stato, magistrati, giornalisti, gente comune che è morta nei cosiddetti anni di piombo. Ed è stata un'esperienza unica perché ancora prima di prendere le proprie funzioni in Parlamento mi ha telefonato chiedendomi di poter andare a Via Fani a vedere il luogo dove fu ucciso mio papà. Con Emanuele, e ringrazio anche il sindaco di Staffolo, Sauro Ragni,
sono circa 4 anni che creiamo questa giornata della memoria per le vittime del terrorismo. Ed ecco, proprio nel tempo che cambia, una visione che guardi al passato di memoria di tanti, delle tante persone che si sono sacrificate per questa nostra nazione, ma non una memoria ancorata e vincolata all'atto, al momento delittuoso, ma una memoria che guardi al futuro, una memoria che guardi alle giovani generazioni. E in questo Emanuele è stato veramente una persona che, devo dire, nel suo libro mi ha colpito, perché ha avuto un occhio di riguardo, di rispetto per le forze dell'ordine, quelle stesse forze dell'ordine a cui apparteneva mio padre e che ci difendono tutti i santi giorni, di giorno, di notte, con il caldo e con il freddo. Sono persone che ci sono vicine, nonostante le difficoltà della crisi economica, ce la mettono tutta per esserci a fianco, per poterci permettere e garantire quella libertà costituzionale che noi abbiamo sempre voluto. E sono persone che io ringrazio, Emanuele, per questo suo sentimento doveroso nei confronti dei tutori delle forze dell'ordine, non solo perché io sono figlio di un carabiniere e ne sono orgoglioso, ma perché sento fondamentalmente che le Marche, vedete, mio papà guardava alcuni giorni fa il suo foglio matricolare e mi rifaccio ai discorsi che sono stati fatti dalle persone molto più importanti di me che sono venute prima. Nel suo foglio matricolare c'era scritto professione colono, e mi rifaccio al discorso del nonno materno di Emanuele. Ecco l'importanza dell'attaccamento alla terra delle Marche, di questa fantastica regione che io non oso, cioè non mi vergogno a dire, purtroppo rispetto anche alla stessa capitale e allo stesso luogo dove sono le istituzioni, ha sentito fortemente la volontà di creare una sorta di memoria. Ma attenzione, ripeto, non una memoria che guardi al passato, ma una memoria che guardi al futuro, che guardi alle nuove generazioni, perché il problema grande delle future generazioni è che rischieranno, sotto il profilo storico, un buco di memoria, un buco di storia di circa 30 anni se continuiamo così, perché non si riesce, cioè se ne parla tanto di quegli anni cosiddetti di piombo, cosiddetti della strategia della tensione, e Emanuele lo ha compreso bene vedendo le centinaia di studenti che in questo piccolo paese marchigiano sperduto, mi perdoneranno gli amici di Staffolo, dove ogni anno si riuniscono circa 400-500 studenti, perché vogliono conoscere, vogliono sapere una parte della nostra storia che fondamentalmente non è nient'altro che una parte che esiste dentro di noi, delle nostre origini, delle nostre peculiarità di essere italiani, di essere sopra le parti, di essere delle persone uniche. Quindi ecco, ringrazio Emanuele soprattutto per questo pensiero delicatissimo che ha avuto, non solo nel ricordare la figura di Aldo Moro, e mi permetto di dire che Emanuele ha ripreso molto delle idee politiche di Aldo Moro, soprattutto in quella che è la ricezione delle istanze degli elettori. Perché il politico vero è quello che trasmette le istanze agli elettori nelle sedi dovute parlamentari, e lui si fa carico, è forse una delle poche persone che ho conosciuto che la politica non la fa, la fa anche tramite il web, come lui dice, però la fa anche sul campo, sentendo le istanze degli elettori, e questo gliene devo dare merito e un grande applauso, perché è uno forse delle poche persone ancora oggi ha il coraggio di mettersi in gioco e di mettersi in campo. Ecco, e soprattutto lo ringrazio per questo occhio di riguardo nei confronti delle forze dell'ordine, che forse a volte vengono un attimino lasciate all'adere, ma che sono, presumo fondamentalmente, non lo dico per
per gioco forza, perché sono di parte, ma perché sono una parte importante dell'essere nostro come società, perché nella società c'è anche la necessità di un aiuto di persone che ti siano vicino, perché noi non pensiamo solamente ai carabinieri o alla polizia quando li chiamiamo per un reato, li dobbiamo vedere anche sotto il profilo sociale, che è quello della richiesta di aiuto, della richiesta di semplicemente di informazione, della presenza ogni santo giorno accanto a noi. Ecco, e io ringrazio Emanuele e tutti i presenti, grazie. Grazie, ringraziamo Giovanni come tutti quelli che l'hanno preceduto, così noi chiudiamo la prima parte di questo incontro e però la seconda parte, come avrete capito, l'avremo dedicata a conversare con l'onorevole Ettore Rosato, perché è chiaro che ognuno di noi avrebbe da fare delle domande sulla situazione attuale, cioè lo stato dell'arte, della politica in questo momento in Parlamento, di cosa si discute, dove, cosa c'è dietro l'angolo, diceva Costanzo. Allora Emanuele ha preferito non parlare lui, chiuderà lui naturalmente questo incontro stasera, ma ha chiesto al capogruppo del Partito Democratico alla Camera di intervenire proprio rispondendo a certe domande che tutti noi vorremmo fargli, spero di interpretare anche la vostra curiosità. Però prima vorrei invitare Marco Santini, che è un compositore osimano che ha fatto piangere anche Papa Francesco, e adesso capiamo perché. Siccome si parlava di memoria, io credo che tu abbia una sorpresa per noi riguardo alla memoria, vero Marco? Ci ho provato, buonasera a tutti, è un onore per me. Le parole non sono il mio linguaggio preferito, quindi Emanuele mi ha chiesto: è possibile fare un brano? Ho detto: veramente questo brano col violino non l'ho mai ascoltato e non so quanto potrebbe rendere bene. Poi, parlando con qualche amico, ho detto: boh, mi piacciono le sfide e ho provato a fare questo brano. Sicuramente lo riconoscerete, spero vi piaccia questo arrangiamento che presento qui oggi per la prima volta. Thank you.
meraviglioso, se non ti commuove ti che ti commuovi più, mamma mia. Bene, noi però torniamo con i piedi per terra, torniamo alla contemporaneità. Allora, onorevole Rosato, vogliamo guardare più da vicino la situazione attuale. Io partirei dal tema, come dire, più scottante. A che punto siamo con le unioni civili? Io partirei intanto con un grazie a Emanuele per questo invito, per questa iniziativa, mi ha fatto molto, mi fa molto piacere essere qui, e permettetemi anche a me un ringraziamento per questa... per questa capacità che ha avuto di trascinarci con questa bella ciao suonata in questa maniera straordinaria, geniale. E anche Emanuele è bravo a chiedere questo, naturalmente, così, tanto per rendere la vita facile a tutti, immagino. Io sono ottimista, lo sono con la consapevolezza che noi stiamo facendo cose difficili, credo che avremo l'occasione di parlarne in questi minuti che stiamo insieme. Stiamo facendo cose difficili che hanno, su cui i giornalisti in transatlantico, questo corridoio, sono abituati a chiamare il Job Act, ma non, mica, tanto non sentite, non ce la facciamo, sì, invece ce la faremo, e così sulla legge elettorale, così sulle riforme costituzionali e su tante altre cose, ce la faremo anche sulle unioni civili. È una stagione che apriamo complessa, quella sui diritti, è una stagione che non si fa a colpi di maggioranza o con forzature, è un percorso parlamentare che si fa costruendo comunità, cercando di sottrarre allo scontro politico temi che non sono da scontro politico, ma che rappresentano il riconoscimento per migliaia e migliaia di persone che in questo nostro paese, milioni di persone, perché poi qualche volta restringiamo il campo ad alcuni dettagli, la legge sull'unione civile è una legge molto ampia, che milioni di persone attendono per avere un riconoscimento da parte dello Stato delle scelte di vita che hanno fatto, libere scelte di vita che hanno fatto. Ci sono aspetti molto delicati all'interno di questo provvedimento che riguardano altre persone sensibili, deboli come i bambini, che naturalmente debbono essere all'attenzione nostra del legislatore con la capacità di discernere quali sono le soluzioni migliori che abbiamo fatto. Io credo che nel testo Cirinnà ci sia un grande punto di equilibrio che abbiamo raggiunto, un punto di equilibrio faticoso, ma le leggi vanno in Parlamento per essere migliorate. Il percorso legislativo è un percorso ancora lungo ma che arriverà a una conclusione nelle prossime settimane, avremo già il testo approvato al Senato. Poi sono convinto che alla Camera lo faremo rapidamente. Bene, io prima di passare a un tema che mi appassiona, che è quello della riforma costituzionale, io mi fermerei un attimo, onorevole, su un punto che è proprio di attualità, proprio stretta, ed è quello del rapporto con i 5 Stelle. Come vi ponete rispetto alla bagarre sul sindaco di Quarto e quello che Grillo ha detto, e quello che, cioè, in che rapporto vi ponete con questa situazione? Guardi, prima ascoltando quello che diceva, raccontando delle parlamentarie e del successo di Emanuele, stavo pensando che in questa sala si potevano eleggere 6-7 deputati del Movimento 5 Stelle, perché questo è il rapporto. Quindi dico, il Movimento 5 Stelle è un movimento politico che noi rispettiamo molto, io molto rispetto, perché è frutto della scelta libera degli elettori. Dopodiché, per quanto mi riguarda, è una grandissima delusione, ma proprio una grande delusione. Io francamente, avendo visto anche tanti ragazzi, perché ci sono tanti giovani lì, mi aspettavo tante promesse, tanti annunci, mi aspettavo di avere un'interlocuzione costruttiva sulle questioni. Ma guardate, anche sulle unioni civili, io non so mica come voteranno, ma il bello è che non è che non lo so io, non lo sanno neanche loro, ma io non lo so che cosa faranno. Perché poi la politica non è mica sempre slogan e qualche tweet, la politica è anche scelta, analisi, confronto, scontro, dibattito,
ricerca faticosa dei punti di mediazione. Con loro tutto questo mica riusciamo a farlo, non riusciamo a farlo sui provvedimenti, così figuriamoci quando ci troveremo. Abbiamo provato sulla riforma costituzionale, noi ci siamo messi lì a cercare di lavorare insieme a loro sulla legge elettorale, poi in corridoio ti dicono beh, questa è una legge elettorale meglio di così, per noi non poteva esserci, ma ci hanno votato contro, sono saltato sui banchi del governo, perché l'indole di essere sempre contro prevale sul contenuto, sul merito, sulle scelte che bisogna fare. E allora cosa è successo? È che loro amministrano 17 comuni in Italia, non c'è uno di questi 17 dove non abbiano praticato espulsioni, scelte in contraddizione completamente con quello che avevano letto. Ma qualcuno mi viene da raccontarle, ma a Ragusa una delle prime cose che hanno fatto è aumentare le paghe degli assessori. Cioè, a Livorno hanno inserito, dopo 30 anni che erano state tolte, i rimborsi chilometrici agli assessori, perché sa, devono andare avanti e indietro. A Quarto lo sappiamo, ma non è mica l'unico comune dove ci sono indagini. Oggi c'è il comune di Pomezia, dove la regione ha dovuto mandare in procura della Repubblica le carte della sanatoria sugli immobili che il comune ha procurato. Tra questi immobili poi casualmente c'era anche un appartamento del papà di un assessore. Ma stiamo parlando di 17 comuni che amministrano. Agela, il loro sindaco, è stato sindaco loro per qualche ora, dopodiché l'hanno espulso dal movimento. Su 17 comuni ci sono 17 situazioni. Cosa ci interessa su questo? Ci interessa il fatto che amministrare è faticoso. Qua ci sono sindaci, e chi ha fatto l'amministratore lo sa che fare l'amministratore è faticoso. Bisogna avere spalle solide, bisogna avere comunità intorno, perché il partito, questa fatica che noi chiamiamo Partito Democratico, che è una grande sfida e una grande fatica, richiede che consente che ci sia qualcuno intorno a te. Se invece qualcuno intorno a te è la rete che ti lascia solo, la prima cosa, anche rispetto al sindaco di Quarto, dopo la magistratura fa le sue cose, ma loro sono riusciti a difenderla senza guardare nulla per 7 ore e a mollarla senza guardare nulla nel momento successivo. Io non so se questo poi il responsabile degli enti locali probabilmente ha fatto una lunga analisi, è Luigi Di Maio, della questione, ma non so se questo è un modo con cui ci si può rapportare tra politica, istituzioni, enti locali, partiti nazionali che hanno delle responsabilità. Quindi per me il Movimento 5 Stelle era una grande aspettativa, ve lo assicuro, perché potevamo, pensando soprattutto come era cominciata questa legislatura, ma insomma piuttosto che andare a fare il governo con Berlusconi, noi e Bersani ci ha provato seriamente, potevamo andare con un movimento nuovo, anche perché loro ci avevano detto noi siamo liberi da Grillo, naturalmente, siamo qui liberi e facciamo quello che ci troviamo in streaming, penso che le riunioni in streaming loro sono durate 10 minuti, dopodiché nessuno avrà mai più vista una di riunioni in streaming, ci troviamo e liberamente decidiamo. Per noi era un'occasione per trovare un interlocutore, questa occasione naturalmente è morta. È un vero peccato, perché i loro voti sono stati voti sigillati, sprecati, perché in un Parlamento i voti servono quando ti aiutano a costruire qualcosa. Se sono lì sempre a dire di no su qualsiasi cosa ancora prima di cominciare la discussione, beh, diventa un po' complicato. E allora arriviamo al tema, quindi vorrei commentare, vuol dire che il cursus sonorum in qualche maniera conta, cioè ricordate l'homo novus del 5 Stelle, no? L'uomo della strada, sì, prima, che arriva prima, al Parlamento. Prima Emanuele, gli dicevo scherzando, quando dice 13 anni e fatto un percorso, io ho detto guarda che quelli di 5 Stelle ci hanno messo 3 settimane per arrivare a essere è stato battuto alla grande, però poi bisogna vedere i risultati. Allora arriviamo alla battaglia di tutte le battaglie, la riforma costituzionale è un tema sul quale Matteo Renzi, il premier Renzi, ci mette proprio, si gioca il tutto per tutto. Parliamo della riforma, che punto siamo, e soprattutto parliamo anche del referendum, come è proponibile, sappiamo che Renzi ha intenzione di investire parecchio sul referendum in materia,
Come lo vedete voi del PD questa scelta? Come la giudicate? Ma intanto a me piace dire che oggi il tema è il cambiamento, nel tempo che cambia, intitolato il suo libro Emanuele, e parlare di riforme senza parlare di cambiamento sono due cose che non stanno in piedi. Nel 1979 Mildeiotti, in un suo intervento, che ogni tanto qualcuno mi dice me lo ricordo, io non me lo ricordavo, l'ho letto perché per questioni generazionali tu sei esentato, diceva che bisogna chiudere la stagione del bicameralismo e che bisogna fare una camera, quella legislativa, è una camera di rappresentanza, un senato di rappresentanza delle autonomie locali, delle regioni. Questo succedeva nel 1979. Dal 1979 in avanti, in ogni appuntamento elettorale, nel 2005 nella quarta tesi dell'Ulivo, ma avanti, prima, dopo, noi abbiamo detto che dovevamo superare il bicameralismo. Spesso abbiamo detto, ce lo siamo detto in maniera molto forte, soprattutto con gli amministratori locali, rivedere il titolo quinto per sistemare i rapporti tra Stato e Regioni. Insomma, noi non ci siamo inventati niente in questa riforma costituzionale, non abbiamo inventato niente, non è il lavoro di pochi giorni un po' così fatto. Abbiamo raccolto quello che è la sintesi di un dibattito politico, parlamentare, culturale, che nei nostri partiti di provenienza, quelli che hanno fatto nascere il Partito Democratico, si è sviluppato nel corso degli anni, quello che è stato alla base delle tesi dell'Ulivo, e l'abbiamo finalmente tradotto.